partire con questo numero zero per poi avere un'evoluzione che non si vuole porre limiti, nel senso che forte di, crediamo, un format molto efficace e di tutta una serie di valori che si innescano nella nostra città, nulla ci è precluso nella possibilità di sviluppare in futuro questa rassegna che poggia sulla validità dell'idea e della forza della nostra città. Una parola tra le altre, rubo dal discorso dell'assessore, che è quella del talento unito a Mediterraneo, no? Cioè effettivamente il Mediterraneo da come dire da millenni addietro ha visto nascere le più importanti civiltà e le più importanti e alte espressioni artistiche, espressioni dell'intelletto in generale. E quindi è sul talento che poggia tantissimo Soleà, e in un centro, Sanremo, che è stato, anche qui dico un'ovvietà, ma vale la pena riporre l'accento, un centro Sanremo che è stato incrocio, incontro, che ha accolto tantissime figure di grande rilievo, di grande significato in tempi più o meno lontani, no? È stato veramente una culla dalla quale si sono sprigionate scintille di bellezza, no? Quindi l'elenco sarebbe lunghissimo, quindi di fatto noi non facciamo altro che riprendere delle eredità e in qualche modo proporle in una forma organica, in una forma spettacolarizzata, in una forma smart, in una forma anche in qualche modo 2.0, insomma, quindi al passo nei tempi, dall'immagine ai contenuti. Talento ritorna appunto nel senso di questo progetto, che prende il nome da un romanzo di Jean-Claude Izzoli, scrittore marsigliese con origini campane, molto legato alla cultura italiana. Soleà è anche un brano jazz di Miles Davis che fondeva il linguaggio jazzistico con degli echi molto evidentemente flamenchi, quindi un meticciato artistico molto connotato. E quindi ci piaceva l'idea di una parola che contenesse anche, chiamasse il senso del sole, quindi della luce, della luminosità, e quindi di una luce che deve raggiungerci in questo nostro progetto. Tra i vari elementi di significato e di spessore, quello della location, come giustamente ha rimarcato l'assessore, che è stato un po' ha generato e alimentato le nostre immaginazioni, no? Questo luogo che è stato un forte di difesa, l'hanno posto sul mare, un posto di reclusione che ora si apre al pubblico, un posto che ha avuto i suoi battesimi, che ora ha un battesimo artistico anche con una parte di spettacolo molto significativa. Quindi sono tutti elementi uniti insieme che ci hanno condotto per mano in questo progetto. Talento, torno di nuovo su questo termine, perché non ci limitiamo a una rassegna letteraria con degli incontri tout court, ma diamo molta importanza alla parte performativa. Quindi se appunto incontriamo Maram Almasri, che ci raggiungerà da Parigi dove vive, però intorno alla sua poetica è stato costruito uno spettacolo prodotto dal Teatro della Tosse di Genova con l'attrice Sara Bertelà e musicisti e attori siriani che vivono in Italia e italiani, uno spettacolo che è stato presentato a Napoli Teatro Festival con tantissime recensioni e che avremo come una chicca straordinaria per il nostro pubblico.